Lo spoglio delle urne di lunedì 13 giugno ha visto la riconferma di Antonio Sebastianelli come sindaco di Terre Roveresche. Più del doppio dei voti rispetto all'avversario Sauro Marcucci, ottenendo il 67,7% di preferenze, con un'affluenza al voto pari al 64,2% della popolazione, in linea a 5 anni fa. Sì, è stato un grandissimo risultato con un ampio margine, quindi questo fa ben sperare anche per il futuro, che ci dà maggiore slancio e sicurezza in quello che dovremo fare. Un primo mandato alle spalle non semplice per un nuovo comune nato dalla fusione tra Orciano, Piagge, Barchi e San Giorgio di Pesaro. Sì, siamo nati nel 2017, poco prima della pandemia. L'abbiamo affrontata, la fusione, quindi questo nuovo comune ce l'ha fatta affrontare in maniera comunque sia più serena e più tranquilla e ecco, adesso il lavoro continua perché il lavoro da fare ancora ce ne abbiamo tanto. Grazie al PNRR, il comune di Terre Roveresche ha in mente queste idee per programmare il futuro. Noi abbiamo già fatto 10 domande in questa prima parte dell'anno, continueremo a fare, sono arrivati alcuni fondi, alcune risorse destinate alle mense e quindi ecco. Noi punteremo molto anche su questo. Sui progetti abbiamo tanti progetti da completare, nelle piazze, il recupero del centro storico a Dorciano e le mura sparse nei nostri quattro borghi. Quindi, e tanti progetti anche per l'inclusione sociale e per il sostegno alla persona.